Teoricamente sono nato da due tirannosauri, però il mio uovo venne scambiato per sbaglio con quello di un brachiosauro. Quindi quando sono nato mi sono ritrovato due brachiosauri come genitori, però loro mi hanno amato fin da subito, cioè, capito? Mi hanno adottato nonostante fossi un tirannosauro, erano i genitori migliori del mondo, peccato che poi sono morti. No, aspetta un momento, il tuo uovo è stato scambiato con quello di un brachiosauro. Sì, perché? Significa che sono impuro! No, tu sei un puro sangue proprio come me, non è questo il punto. Ah no? E qual è? Il punto è che anche i miei genitori si sono ritrovati un brachiosauro come figlio. Oh, allora anche a loro è successa la stessa cosa. Sia i miei genitori che i tuoi hanno scambiato le loro uova. Abbiamo proprio una storia simile, io e te. No, aspetta. Hai capito, vero? No, ma non può essere. L'uovo di brachiosauro che si sono ritrovati i miei genitori apparteneva ai tuoi genitori adottivi, mentre l'uovo da cui sei venuto fuori tu apparteneva ai miei genitori. Ma questo vuol dire che... Sì, io e te siamo fratelli. Cosa? Tu sei mio fratello! Esatto, io sono il tuo vero fratello. Ehi, un attimo, che succede qui? Guarda che sono io il fratello di Arex, non tu! Vabbè, che c'entra, Vastatore? Guarda che si può avere anche più di un fratello, eh? Sì, ma ad ogni modo voi non siete fratelli. Tu gli hai solo dato in prestito il tuo DNA, tutto qui. E quindi siamo comunque fratelli! Ma tu sei puro sangue, lui no. Io questo lo sbrano, sappilo, Arex! No, Vastatore, tu non sbrani proprio nessuno! Lui è mio fratello! E certo, io invece chi sono, tua nonna? Dicevo, tu, Arex, puoi venire con me, anche se ci sono un paio di cose che dovrai cambiare. In primis, smettila di essere così ingenuo. Ti voglio più aggressivo, più feroce. E poi non mi piace questa cosa che non capisci bene le parole, ti fa sembrare stupido. Devi imparare a parlare come si deve. Vabbè, ma posso continuare a mangiare la verdura? Cosa? Tu sei vegetariano? Sì. Ma no, assolutamente no. Un tirannosauro non può essere vegetariano. Ma perché? Perché è innaturale. Ah, e va bene, l'importante è che tu sia un puro sangue. Il resto si può ancora cambiare. Ma io non voglio cambiare. Vuoi essere un vero tirannosauro? Sì. Allora dovrai fare tutto quello che ti dirò. Ora vieni con me, ci sono tante cose di cui dobbiamo parlare. E poi non vedo l'ora di farti conoscere i tuoi genitori, cioè i nostri genitori. Ma ti ho già detto che i miei genitori sono morti. Ma quelli non erano i tuoi veri genitori. I brachiosauri non possono essere imparentati coi tirannosauri, dai, ora andiamo. Va bene, ah, e il cucciolo di brachiosauro che hanno adottato i nostri genitori tirannosauri come sta? Si sono presi cura di lui come hanno fatto i miei genitori brachiosauri? Adottato? Loro non adotterebbero mai un brachiosauro. E perché no? I miei genitori erano due brachiosauri, eppure mi hanno adottato lo stesso, nonostante fossi un tirannosauro. Beh, i tuoi veri genitori non avrebbero mai fatto una cosa simile. Ah no? E che hanno fatto? Hanno mandato via il piccolo brachiosauro? Lo hanno dato in adozione? Lo hanno mandato in qualche posto sicuro per piccoli brachiosauri come lui? Lo hanno divorato. Cosa? Ma come hanno potuto? Che ti aspettavi? Siamo tirannosauri. Certo che sei strano. Avanti, basta perdere tempo. Vieni con me. Ok, andiamo. Sai, non avrei mai creduto di avere un altro fratello. Credevo di avere solo Vastatore. Oh beh, adesso ci sono io. D'ora in avanti non avrai più bisogno di lui. Dove mi porti? In un posto che potrebbe risultarti molto familiare. Tu dici? Oh mamma, che casino! Ma che è successo qui? È passato un tornado? No, aspetta, ma questi recinti li conosco. È da qui che vengo io. Già, e quello è il recinto in cui sono cresciuto io. Guarda com'era piccolo e stretto. Maledetti umani. Ma non sono durati a lungo questi parchi turistici, eh? Ora siamo di nuovo liberi. Abbiamo dimostrato a tutti che i dinosauri sono gli animali migliori del mondo. Ovviamente sto parlando dei tirannosauri. Quelli puri però, cioè quelli come noi. I mezzosangue invece dovrebbero essere sterminati tutti, non credi? Arex, tutto ok, fratello?
Cosa succede? Bra Chiara, nascondi Verdino. Caro, così mi spaventi. Ti ricordi la nuova specie di dinosauro a cui stavano lavorando gli umani? L'Allosaurus Rex? Sì, è evaso. Oh mio Dio, non può essere. Dobbiamo solo sperare che non ci trovi, altrimenti è finita, è fuori di testa. Mi hanno fatto gli umani! Io ho fame! Ho tanta fame! No, ti prego, possiamo parlarne! Ho fame! Ho fame! No! Come hai potuto? Per favore, lo so cosa ti hanno fatto, ma tu non sei cattivo, io lo so, tu non sei cattivo! Tesoro, non stare a discutere con lui, è pazzo! Devi combattere! Combatti! Combatti! No, Bra Chiara! Perdonatemi, non è colpa mia! Non è colpa mia! No! Arex, tutto bene? E qui che è successo? È qui che sono morti i miei genitori. Oh, non pensarci, la tua vecchia famiglia appartiene al passato. Ora devi pensare alla tua nuova famiglia, quella vera, ovvero me. Dimentica i due brachiosauri che ti hanno adottato e dimentica quell'orribile tirannosauro viola. Adesso ci sono io. Ecco, ora mi ritrovo a casa mia tutto da solo a sbrigare tutte le mie faccende. Dopotutto, ho sempre desiderato vivere da solo, no? Senza responsabilità, senza stress, ma soprattutto senza quel gran rompiscatole di Arex. Tanto che mi importa di Arex? Non gli ho mica salvato la vita centinaia di volte. Non sono mica cresciuto insieme a lui. E poi mica gli voglio bene. Ecco, io non ho bisogno di lui. Non ho bisogno di nessuno. Sto tanto bene da solo. È più bello così, no? Gioco da solo, faccio gli unboxing da solo, parlo da solo. Sì, è meglio essere soli. Così nessuno può ferirti. Bene ragazzi, anche questa seconda puntata dedicata al fratello di Arex finisce qui. Voi cosa ne pensate di questo nuovo tirannosauro? Ma soprattutto, Arex tornerà mai dal povero Vastatore? Mi raccomando, fateci sapere il vostro parere riguardo a tutta questa storia e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti! Volevo chiederti una cosa importante. Dimmi! Volta le spalle a tutto. Vieni via con me. Troveremo altri tirannosauri puro sangue e conquisteremo il mondo. Che ne dici, fratello mio?